costa sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation, svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, svalutation. Io non capisco perché cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Con sano di un mese compri solo un caffè. Stati sono gremiti ma la grana dov'è? Svalutation, svalutation. Ma siamo in crisi, ma senza andare là, l'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno e tanti si sa. Che scontration, che scontration. Con la nuova pazia dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation, svalutation. Ammazzi così. Assassination. Oh, perso una monettina. Ho perso una monetta. Sì, sì. È fuori di stare con loro. Via, via, si è fatta anche questa. Ehi! Grazie! Bella roba, ragazzi. Dino. A parte gli scherzi, mi stai smontando il microfono. Se qualcuno mi vuole venire a dare una mano. Beh ragazzi, Dario vieni a mettere a posto il microfono. Oh via. Allora? Niente. Ci si è fatta. È giusto quella strofa lì, eh? Ma insomma. Ecco. Veniamo al dunque. Perché? Perché ci siamo incontrati oggi? Dunque, noi, io e Piero Pelù, ci siamo, praticamente noi ci siamo visti per la prima volta adesso, però devi venire avanti col coso perché questo qua mi stordisce. C'eravamo conosciuti. L'unico inconveniente di questa trasmissione, ecco, che insomma, gli auricolari. No, è che bisogna mettere e togliere quando parli, quando canti, capito? L'unico, però le prossime quattro puntate che faremo, ecco, sarà tutto perfetto. Ti fai? Cioè, volevo dire che c'è un topo lì dietro, vieni un po' più avanti. Uomo o donna? No, uomo, uomo. Ah, ok. No, però spostati, ecco, spostati qua. Ah, ecco. Ecco, stavo dicendo che io e Piero ci conosciamo da tanto tempo, anche se ci siamo visti per la prima volta oggi, perché
Cioè ci conosciamo, ci siamo conosciuti attraverso uno scontro. Lui andò alla festa del primo maggio a San Giovanni, quella che fanno sempre tutti gli anni, no? Organizzato dai sindacati, no? Bella storia, bellissima. Bel concerto. Organizzato dai sindacati. No, un momento, era un appoggio, poi dopo io vado avanti. Cioè, cosa è successo? Che io ho visto in televisione. Grazie. Io stavo guardando il concerto in televisione e quando è arrivato lui, lui ha fatto una cosa a mio parere geniale, nel senso che era il periodo in cui l'AIDS seminava. Purtroppo ancora oggi. Purtroppo ancora oggi. Se ne cominciava a parlare veramente. Se ne cominciava a parlare, quindi. E lui fece una cosa, secondo me, geniale, nel senso che ha messo un preservativo sul microfono di Vincenzo Mollica. Sul microfono, sì. No, ma anche Vincenzo Mollica, poi quando ci siamo visti, anche lui ha detto, no, è stata... No, abbiamo parlato anche con. E quello io l'ho trovato un messaggio forte, perché per far capire, insomma, ai giovani che purtroppo questa malattia c'è e che non potendo usare la castità, perché è difficile... È molto difficile, sì. Io ho provato una volta, mi è venuta la febbre. Sì. Sì. Il testosterone, boom! Sì. È salita la colonnina del testosterone. Sì. Cioè, non potendo usare la castità, il messaggio era quello che se dobbiamo fare l'amore bisogna mettere il preservativo. E quindi questa è a meno che non si vogliano far figlioli a ripetizione. No, beh, questa è un'altra cosa però. Siamo a 6 miliardi. Cosa. Ah, beh, sì. Ecco. No, questo no. È un problema che nasce oggi. Solo di... Sì, però lì... Cioè, non la sovrappopolazione, ma la prevenzione alle malattie. Ecco, in questo senso sì. Si usa. Però il messaggio che tu hai dato quella volta lì era preciso. Quindi io l'ho trovato geniale. Ho detto, ma è forte questo qua. Però dopo un quarto d'ora le cose sono cambiate. Nel senso che lui fece... Insomma, parlò in modo un po' irriverente nei riguardi del Papa. Allora io lì mi sono arrabbiato e ho scritto un articolo. Anche la mia mamma si è imbruttita. Si è imbruttita anche lei. Si è imbruttita anche la mia mamma. E infatti, io volevo telefonare a tua madre. Infatti. Sì. Secondo me vi siete sentiti e non me l'avete detto. Sì, c'è stata questa cosa, sì, forse te magari... com'è stato che tu hai detto... Beh, vedi lì, dunque, l'anno era il 93, no? Sì. È importante capire questo perché era già scoppiata la guerra in Bosnia. Sì. Ormai da un paio di anni già succedeva un po' quello che stava succedendo, almeno che ci arrivava dalle notizie dei telegiornali e dei giornali. Ci fu un episodio fra i tanti, naturalmente, di orrori della guerra, e cioè di violenza su donne, e in particolare addirittura su delle suore. Queste donne erano state violentate e messe incinta. Allora io mi ricordo che il Vaticano, mi sembra proprio il Papa in persona, salutiamolo il Papa, se avesse offeso. Per salutarlo dobbiamo essere inquadrati in due. Ok, aspetta, sì. Come si saluta? Così. Disse che queste donne, secondo la Chiesa, non avrebbero mai dovuto abortire. Disse il Papa. Ecco. E allora, tu eri d'accordo? Rispetto a quella cosa non ero assolutamente d'accordo, nel senso che penso che sarebbe importante per ognuno avere il libero arbitrio, no? Come dice la Chiesa stessa, sì, però di io... poter decidere del proprio futuro, comunque di certe scelte così determinate della propria vita. Sì, certo, però io invece devo dirti che io sono sempre stato d'accordo con questa, con quella cosa che ha detto il Papa. Perché è vero, io comprendo la rabbia di queste donne che sono state violentate e che portavano nel grembo un figlio di uno stupratore. Sì. Comprendo benissimo. Però, prima di tutto, quello che è nella pancia della donna non c'entra niente, non capisco perché bisogna dare un'accettata sulla testa solo per fare... E questo è importante. Ma poi un'altra cosa nella quale io sono fermamente convinto e credo anche il Papa l'abbia detto per questo motivo, io credo che il bene poi non si può risolvere se non c'è un tramutamento.